Signore e signori, sono King Stand Up Corporation e bentornati in questa nuova live. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come King Slave Corporation. Continuiamo il nostro completamento. Allora, sponde le nomi, manca un artefatto e un indicatore a punti. Qua secondo me alle cascate di pietra manca un indicatore a punti. Guard, ho fatto tutto. Ok, andiamo alle cascate di pietra, va? Se ti ricordi, avevo Avevo cominciato cominciato una una storia storia davvero davvero strana. strana. Narra di Narra di Skadi, Skadi, regina regina della della caccia. caccia. Suo Suo padre padre, Thiazi, Thiazi, era era in in grado grado di di trasformarsi trasformarsi in in qualsiasi qualsiasi bestia bestia e e le le insegnò insegnò come come cacciarle cacciarle tutte. tutte. Dalle Dalle costole costole delle delle sue sue prede prede creò creò degli degli sci sci in in modo modo da da muoversi muoversi sulla sulla neve neve più più veloce veloce di di ogni ogni altro altro animale. animale. Ce Ce la la teniamo teniamo per per dopo. dopo. Eh sì. Oh, le notifiche. No, che mancava alle cascate di pietra? Controlliamo tutto. Quello l'avevo preso. Ho sentito un corvo, ragazzi. Aspettate. Vuoi sentire bene? Eccolo! Completato qui? Completato. Avevo sentito qualcosa, infatti. Vedete come si fa, raga? Con attenzione e punta concentrazione. Ora, dove dobbiamo andare? Canale demuratore perché non abbiamo completato una cosa, vero? Le ossa di Gulbig, che è l'unica zona dove dobbiamo andare, è quella della parte. Prendere le ossa del dolce. Cosa c'è laggiù? Non mi interessa. Se ti ricordi, avevo Avevo cominciato cominciato una una storia storia davvero davvero strana. strana. Narra di Narra di Skadi, Skadi, regina regina della della caccia. caccia. Diventò Diventò una una cacciatrice cacciatrice senza senza pari, pari, neppure neppure tra tra gli gli dèi. dèi. O O te te la la posso posso raccontare raccontare più più tardi? tardi? Sì, grazie, Mimir. Chi l'aveva L'ultimo visto? mosso. Già. Possiamo Possiamo tornare tornare dallo dallo spirito. spirito. Magari Magari manterrà manterrà la la parola parola data. data. So So che che non non tornerà, tornerà, ok? ok? Lo Lo so. so. Solo. Solo. Lascia Lascia stare. stare. Andiamo Andiamo a a riportare riportare le le ossa. ossa.
avevo cominciato una storia davvero strana. Non ora. Narra di Skadi, regina della caccia. O te la posso raccontare più tardi. Fratello? Abbiamo raccolto i resti della tua donna, spirito. Mostraci quella magia. La mia Gulvig. Di nuovo completa. Risorgi, Gulvig. Svegliati, o potente Gulvig. Erni Ucar Bithias. Soddisferà la nostra richiesta. E ti fanno. E ci ricongiungerà. Bene, dillo, te l'avevo detto. Te l'avevo detto. Sei ingenuo e sciocco. È vero. Ma non sfogare la tua delusione su di me. Impara la lezione. Bene. E abbiamo completato qui il corpo di Tamur. No, aspetta, scusate ragazzi. Qui non abbiamo ucciso un corvo. Che vuol dire? Il corpo di Tamur. E chi se l'aspettava? Ragazzi, andiamo a uccidere l'ultimo corvo. Manca un artefatto, un corvo. No, scusami. Com'è possibile? 43 corvi c'è scritto. Ma com'è possibile? No, non capisco. Se ti ricordi, avevo cominciato una storia davvero strana. Narra di Skadi, regina della caccia. Ce la teniamo per dopo. No, dobbiamo andare. No, qui, qui. Koniusgard. Andiamo a Koniusgard.
servi. Buonasera, buonasera, Presepep. Come va? Tutto bene? Scusa, stavo vedendo una cosa su YouTube perché stavo cercando un ultimo corpo. Sì, io sto benissimo, sto alla grande. Come dicevo, stavo cercando il corvo verde. Però... mica riesco a trovarlo io. Pensavo che devo tornare indietro e fare tutto da capo. Tutta la strada. Allora, fammi sentire, niente, qui non c'è. Dove sto andando? All'inferno. Ragazzo. Certo. Ah, me lo stavo giusto chiedendo. Allora, sto vedendo un attimo su YouTube per vedere dov'è. Ah, ho capito. Ho capito dov'è. Allora, fammi tornare indietro. L'ho capito. Allora, se non sbaglio, alla via del drago qui. Sì, allora, l'obiettivo già l'ho... Niente, sta caricando. L'obiettivo già l'ho fatto. Gli occhi di Dio. Ah, e come puoi vedere, mi sono anche potenziato la grande, quindi ho tutto bello. Ho sconfitto anche la legione dei vampiri. Sì, mi sono potenziato alla grande. Eccola quella cornacchia schifosa. Ok, allora Konusgar fatto. Ora che mi manca? Passo fluviale. Artefatti. Ok, poi dopodiché?
Miniere di Landshuter. Ok, devo andare nelle miniere di Landshuter. Quindi devo tornare di nuovo indietro. Forza, buttiamoci! Cosa? Ma? Non voglio sapere niente di quello che è successo. Quello che ho visto, non ho visto niente. Ah, Presep, te devo raccontare sta cosa. Nella live precedente, no, qual è? Precedente, però precedente ancora. È venuto un ragazzo, no? Mo non mi ricordo più come si chiama perché l'ho cancellato. È venuto questo ragazzo e ha scritto: la vita fa schifo, tanto tutti dobbiamo morire, e viva la parola con la N. Cioè, no, viva la figa e odio la parola con la N. Io sono rimasto stupito. Mi sono dissociato ma subito proprio. Cioè, gente, non c'ha proprio niente da fare. No, non dico a te, cioè, proprio sta gente qua, non c'ha proprio niente da fare, niente. Ma no, no, cioè, proprio, non lo so, la gente fa idee strane. Ormai non c'ho più parole, raga. Cioè, appena vede uno contento, uno felice, pam, subito. Allora, dobbiamo andare qui. Cioè, io non ho parole. Non ho parole. Certo, ci dissociamo tutti. Signore di Twitch, mi dissocio. Signore di YouTube. Allora, Presepep, io devo finire tutto Midgard, ok? Mi manca... Vediamo che mi manca. Indicatori, appunti. Me ne manca uno. Corvi, uno. E artefatti, uno. Qui trovo gli artefatti. Passo fluviale. Qui invece nelle miniere di Landshuter, un corvo. Finito. Stop. E poi indicatore, appunti. Non so dove trovarlo. Devo cercare bene, bene, bene. Ma siamo nella caverna della strega? No, io devo andare alle miniere di Landshuter. Che si trova da qua. Prima di finire il gioco completamente lo devo platinarlo. Anche se mancano due platini dopo aver fatto tutto, ovvero il finale e poi il finale finale. Poi c'è pure il finale segreto. E poi ho completato il gioco. Poi penso più avanti, molto, ma molto più avanti. Lo so che è buono. Più avanti ancora lo riporterò nel New Game Plus. Non lo so, non lo so, questo non lo so. Però credo che già lo completerò così e lo lascerò lì. Allora, miniere. Andiamo a dare un'occhiata. Manca un corvo. Guarda, per il momento
Non lo so, vediamo. Forse Marvel's Avengers, forse, ma proprio forse, forse, forse. Vedremo, perché lì è pochetto, capito? È abbastanza, c'ha poche ore, quindi. Ma vediamo. Vediamo un po'. Anzi, decidi tu. Io c'ho tanti giochi. C'ho moltissimi giochi. Vabbè, tu mi scrivi un titolo. Vediamo se ce l'ho o meno. E nel caso lo porterò. Qui non c'è corvo. Che non sta corvo. Ok. Eccolo là. Perfetto. Fammi vedere tutti i corvi. È fatto. Poi passo fluviale. Ok. 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 Speriamo di trovare l'ultimo artefatto. Allora, passo fluviale, ci siamo. Cerchiamo bene bene. Buono! Mi hanno detto che è carino Final Fantasy VII. Sì, è molto bello, molto bello. Mi ricorda molto Final Fantasy XV. Molto carino. Buona scelta, buona scelta. Complimenti, complimenti, veramente. Carini, cosa carini. Stai pronto? I drog? Sto qua. Oh.
guarda che c'è un master che tu non hai idea, eh. Fagliela vedere. Allora, qui credo che non c'è, eh. No? Andiamo qui. Aspetta, fa venire l'angoscia. Vabbè, dai, andiamocene. Sì. Sì, sì. Ma guarda che pure Atreus, sì, pure Atreus, pure Kratos in alcuni momenti Vietnam. Allora, siamo già tornati qui. No, dobbiamo andare proprio avanti, avanti, avanti. Qui? No, non credo. Vediamo se sta qui. No, ok, non si muove. E qua ci abbiamo fatto. Mi credi? Ha cercato tutte queste cose quando mi piena paralisi tra poco. Torna di nuovo giù. Andiamo qui, se c'è. No, perché già l'ho preso, vero? Sì. Oh mica lo so dove trovarlo. Lui? No, ma ci ho fatto sperare. Qui già l'ho preso, purtroppo. Prego, dimmi che sarà da qualche parte, perché sennò devo tornare indietro e non voglio perdere tempo. Che succede? Atreus? Vai su. Non mi fa salire? Non mi fa salire. Perché c'è qualche nemico, giusto? Assolutamente sì. Un altro? Allora, mo adesso mi sono rotte le palle. Allora, passo fluviale. Passo fluviale God of War. Di qui. Artefatti.
Artefatti. Allora, vediamo un po', Altare fatto, ok. Forsiene tenenorne fatto. Artefatto. E io questo lo so. L'ho già trovato questo artefatto. Scusami un secondo, tanto. Ok. Passaggio mistico. E questo l'abbiamo capito. Negozio. Artefatto numero 2 preso già. Artefatto numero 3. Dov'è? Dove sta? Già l'ho preso. Dai un'occhiata. Dov'è Atreus? A che? Ma è scemo. È andato. Vabbè. Artefatto numero 4, artefatto numero 5 già preso, me lo ricordo questo. Ok, già preso. Artefatto numero 6. Dove sta questo? Mi sembra già di averlo preso. Allora. In teoria, più avanti, sì, Atreus, guarda, lascia perdere. No, è arte pura, arte divina. Allora, se tutto dovrebbe andare bene, in teoria, perché non mi ricordo, nella mia memoria bacata, qui dietro ci dovrebbe essere un artefatto. No, qui dietro. Non era neanche qui dietro, era qui dietro. E io già l'ho preso, quindi devo tornare indietro di nuovo. Lo sapevo io. Niente, adesso devi sorbire tutta la strada da capo. Perché sono un cretino. Sono un piccolo cretino. Atreus, qui! Sì, padre! Oddio, basta! Come here, doggo! Bella, bella. Ok, di qua. Poi se va di qua, se va di qua, se va di qua. Dai, scendi su. Ok. Mo' tipo in 8 minuti, più o meno, su per giù, devo andare alla caverna della strega per vedere se ci ho sbloccato. Però secondo te? Ah, un'altra cosa. Mi sono ricordato di dirtelo. Ho rivisto la live di quando abbiamo battuto la Valchiria. E non era 5 minuti.
Ho fatto tipo 3 minuti e 10 secondi. Quindi nuovo record. Ce l'ho fatta, incredibile. Oh, caverna della strega inferiore. Infatti, io manco me ne ero reso conto. Ho capito dove si trova l'artefatto. L'ho capito. L'ho capito dove si trova. Sono un mostro. Allora, devo salire su. Ah, sono due le vie, o sta al giardino di sopra o sta sotto, proprio la casa sotto. Mamma mia. Allora, mo tra poco finisco dopo aver trovato l'artefatto. Domani invece faremo la live finale, nel senso che faremo, ah, qui già l'ho trovato, perfetto, nel senso che forse faremo due live finali, una il finale classico e un altro finale segreto, o forse ne farò tutti una, sempre se c'ho tempo. Manca poco e abbiamo finito il gioco. Dopo una quarantina di live. Allora, dai, corri, 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 tela, tela, tela. A che ora streammo? Allora, de mattina 9:30, de pomeriggio 2/2:30. Questo è l'orario, so, eccolo. Trovato. Chissà con cosa possiamo scambiare. Momo dovrebbe dare un trofeo, no? In teoria. No. Perché non me lo sta dando? Montagna, ho fatto tutto? Sì. Ventugard. Ok, nelle sponde dei 9 non ho trovato un artefatto e un indicatore a punti. Nelle sponde dei 9. E mo devo capire dove si trovano. Dove posso trovare un artefatto? Non lo so, non lo so. È talmente grande sta mappa che non riesco a trovare neanche me stesso. Tipo se andiamo dalla strega, che succede? No, non ci posso andare più. No.
Mi sa che nel secondo però mi mena. Che mazzate proprio pesante, eh. Sponda dei nove. Vediamo dove possiamo trovarle di preciso. Omo, sono scordato uno. Sì, hai detto una cosa grandissima. Allora, ti dico solo questo. Tu hai giocato. Allora, dimmi subito, hai giocato a The Last of Us parte 2? Dimmelo, se no non ti dico niente. Ok, allora non ti dico niente, tranquillo. A posto così. Tutto? Fino alla fine? Ah, quindi lo sai il finale. Vabbè, allora, se hai visto il finale, allora te lo posso raccontare. Sei morto con The Last of Us parte 2, Joel. Con God of War Ragnarok stai ben sicuro che muore Kratos. Stai ben sicuro. Proprio sicuro, sicuro, sicuro. Mo' tra poco, con la nuova generazione, muore Nathan Drake. Mo' Joel è morto, mo' muore Kratos. Tutti i giochi vecchi muoiono. Ratchet & Clank verrà sostituito, quindi. Mi dispiace, ma è così, purtroppo. Mo', il problema è dove posso trovare questo artefatto? Nathan nel cuore, sì. Pensa che io in questo momento nella mano destra c'ho l'anello di Sick Parvis Magna. Ce l'ho. Quindi. purtroppo Sully prima o poi è vecchio, eh. Dove l'ho trovato l'anello? L'ho comprato su Wish. Se ti ricordi, avevo cominciato una storia davvero strana. Narra di Su Wish l'ho Skye, comprato. regina della caccia. Ce la La teniamo teniamo per per dopo. dopo. L'ho pagato quanto? Un euro qualcosa. Te lo danno è come collana, capito? Con la cosa di pelle te le danno. È molto figa. Però io ho levato la cosa di pelle e mi sono messa a dito in poche parole. Mi piace di più. Se ti ricordi, avevo cominciato una storia davvero strana. Narra di Skadi, regina della caccia. Mo' tra poco finisco, eh. Odino la Dico voleva che in sposa, cerca almeno un convinto che avrebbe artefatto, dato alla perché luce figli possenti. Ma lei lei respinse le respinse sue le sue attenzioni attenzioni, e per e per questo questo Odino Odino giurò giurò di di vendicare vendicare quelli quelli in in su. su. All'epoca All'epoca gli gli Aesir Aesir erano erano tormentati tormentati da da un'aquila un'aquila che che rubava rubava le le preziose preziose mele mele di di Ithil. Ithil. Neanche Neanche il il miglior miglior arciere arciere tra tra gli gli dèi dèi poteva poteva abbatterlo. abbatterlo. Odino Odino sapeva sapeva che che Skadi Skadi smaniava smaniava dalla dalla voglia voglia di di dimostrare dimostrare la la sua sua superiorità superiorità e e lei lei si si unì unì alla alla caccia. caccia. Skadi Skadi seguì seguì l'aquila l'aquila mentre mentre planava planava alta alta nell'aria nell'aria e e scagliò scagliò una una freccia freccia dal dal suo suo infallibile infallibile arco. arco. Quando Quando raggiunse raggiunse la la sua sua preda, preda, si si accorse accorse che che non non era era un'aquila, un'aquila, ma ma suo suo padre, padre, il il povero povero Thiazi, Thiazi, ucciso e questo sarà un ottimo da sua figlia. vantaggio per Fu Atreus, sopraffatta nel dal senso dolore e che dalla vergogna. quando Perché non morirà esiste oltraggio Kratos, peggiore di un figlio che uccide devono il padre. caratterizzarlo bene per fare una Skadi si arrese decisione al degna proprio di destino quando cadde il manto Atreus. Atreus dell'inverno, da grande sarà un cingendo ottimo suo padre personaggio. sulla montagna in un abbraccio Grande fedele. personaggio. Verrà molto caratterizzato Beh, che dalla morte tristezza. del padre, Già, sono dal poche le carattere che il storie dei padre giganti a lieto fine. insegna. Cioè, sarà un ottimo personaggio Atreus.
molta paura, perché fa morire Kratos così, è un colpo al cuore. Allora, in The Last of Us, quando è morto Joel, non ho pianto. Ho pianto dentro, più che altro. Però Kratos ci sono molto affezionato, molto di più. Quindi... ho trovato l'artefatto? L'ho trovato! Chissà con cosa possiamo scambiare. Sì, l'ho trovato! Ok, ho trovato l'artefatto. Ora manca solo indicatore a punti. Boom! Già. Però indicatore a punti dove posso trovare? Lo sai, ti dico, o faccio durare di più sta live, ma che me frega. Te lo faccio per te. Perché voglio finirlo. Allora, sponde dei 9. Appunti. Indicatore appunti, eccolo qua. Per i followers, ma ce n'ho 4. 4 followers. Forziere leggendario. Ma devo sta qui in minuto, per minuto. Indicatore a punti. Eccolo, dov'è l'ultimo indicatore? Ho capito dov'è. Se l'ho capito, l'ho capito, scusami, L'ho capito, lo so dov'è. Stai pronto, preparati, Presepep, non ho capito una cosa. Ma te come ti chiami? E da dove sei? Perché è l'unica cosa che non ti ho capito. Grande Mario, dalla Sardegna. Mi segui dalla Sardegna, è una cosa incredibile. Lì Sardegna si sta bene, Non è come conferma, cioè è proprio come conferma, capito? Se stavamo bene in Sardegna. Io penso che sono di Civitavecchia. E mi chiamo Lorenzo. La Sardegna è un... è il posto più bello che ci sia. Per il mare, giusto? È per il mare la Sardegna? Perché è un posto bello la Sardegna, Ed ecco l'ultimo indicatore a punti. Vai, leggi. Signor sì. Oh, in sincrono abbiamo detto. Oh sì, ora lo posso tradurre. Niflheim, terra di bruma e fortuna. Oltre a un numero infinito di trappole. Fa vedere? Oh, sì. Ce l'abbiamo fatta. Non ce la posso fare. Bravo, hai detto bene, hai detto una cosa giusta. Invece il mare dei Civitavecchia è proprio una fogna. È radioattiva, se ci vai dentro esci con 3 braccia. E 3 gambe. T'ho detto tutto. Quanti anni hai, Mario? Pensa che io ce n'ho 20. Tra poco ne faccio 20. Sta diventando un ometto. Bravo. Allora, controlliamo le ultime cose. Se faccio un'armatura di Tyr. Non è un trofeo? Può essere?
Può essere un trofeo? Non lo so. Non l'ho mai provato. Che fai? Lavori? Vai a scuola? Che fai? Io faccio questo. Non vado più a scuola da un bel po'. Scuola. Ah, ok. Cioè, scommetto che fai secondo superiore. Non lo so, ti devo indovinare, eh. Pezzo, vabbè, meglio di niente. Niente, non posso fare più nient'altro. Ah, vendo io, vabbè, questo, vendo pure questo. Tutto, no? Fatto tutto, allora, vediamo un po', facciamo l'ultima controllatina. Allora, abbiamo i guanti di Thanos, abbiamo tutto. Vabbè, la veste è, tutte le abilità. Mappa 100%, tutto 100%. A posto. Presepep, grazie per avermi fatto una splendida compagnia, grazie mille. E io vi ricordo, signori, di seguirmi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingslave Corporation. Ci vediamo domani per il finale. E basta. Grazie ancora a Presepep. E ci vediamo a domani. Buona giornata, ragazzi.